Atina è stata da poco nominata nel novero di uno dei borghi più belli d'Italia. Non a caso, date le sue molteplici ricchezze storico-artistiche, un passato che affonda nella mitologia latina, un presente costellato di eventi di grande valore culturale. La leggenda narra che fu il dio Saturno a fondarla durante l'età dell'oro, insieme alle altre quattro città del Frosinate che cominciano con la lettera A: Alatri, Anagni, Arpino e Antino, l'attuale Ferentino. Ricordata dal poeta latino Virgilio che nell'Eneide la annovera tra le cinque città del Lazio alleate di turno contro Enea, definendola Potens. L'evoluzione storica di Atina corre parallela a quella italiana, attraversando il buio del Medioevo, i fasti del Rinascimento, fino a superare le due guerre, giungendo a noi come un centro dove le stratificazioni dei secoli convivono e si fondono con le innovazioni e gli stimoli del presente. Oggi Atina presenta un'offerta culturale vasta, che spazia dalla letteratura al jazz, ai cammini della spiritualità, all'enogastronomia, ai percorsi naturalistici. Il borgo si affaccia sulla splendida Valle di Comino, territorio delimitato dal sistema appenninico abruzzese e molisano e patrimonio naturalistico ancora troppo poco conosciuto nonostante scorci di rara bellezza come le cascate di Isola Liri e il lago di Posta Fibreno. Il documentario pone dunque l'accento su un tesoro nascosto del Lazio, con l'obiettivo di portarlo alla conoscenza di un pubblico sempre più vasto, valorizzandone l'unicità.